Zombie apocalypse. Ciao raga, come state? Spero bene. Allora, bentornati e ben ritrovati sul mio canale YouTube. Allora, riprovo a fare questo video perché è da ieri che non parlo, ma era una giornata completamente brutta per me. È una delle giornate più peggiori che abbia mai passato. Sì, vabbè, mi sto un po' impapirando perché quando registro più per giorni. Sarà passato un giorno da quando ho registrato. Comunque, per non dare troppe stranezze a me, allora, ho qui in mano la mia bella palette di Pupa. Questa qua sarebbe questo è il packaging interno, l'altro esterno. Questa Pupa qui, questa. E questa è la palette, vedete? Questa qua è la palette, bellissima, l'ho vista da Anna Morana, la seguo moltissimo, mi piace tantissimo. Quindi se ti pregate seguire anche, vabbè, lo so che la conoscete, però chi non la conosce è pregata di andarla a seguire, perché è brava, fa dei trucchi. Quindi questa l'ho vista da Anna Morana, ma vabbè, non è che l'ho vista, mi è stata regalata e non sapevo che ci fosse una palette come questa così bella. Vediamo le aspettative che ha, non ne ho idea. Allora, dentro c'è ancora la sua velina, quella per coprirla dalle polveri e quant'altro. Io ho qua un pennello da lingua di gatto, non so, aspettate. Qui ho un pennello a lingua di gatto. E qui ho un pennello da sfumatura, come potete percepire dal video, vedete? Già. Niente. Ho qua i miei occhialetti, ho qui i miei occhiali qua sotto. Panda e ciance e... proseguiamo col video. Non so cosa ne verrà fuori. Allora, come primo utilizzo voglio utilizzare questo ombretto qua, questo. Questo qua. Questi due. Di qua, non guardate lo specchio, aspettate, ve lo copro. Ops. Questo qua, questi due voglio utilizzare e basta, niente. Al massimo vi farò le foto per non stare lì ogni 2x3 o il video di tutto ciò che insomma sto utilizzando. Vediamo come va a finire il video, non ho idea. Nell'editing proverò a fare un editing, non dico perfetto, ma impegnarmi. Comunque già sto già un po' parlando troppo, può darsi. Ma sapete che i video che le chiacchiere vi piacciono, vero? Andiamo con tutti e due e vediamo un po' cosa riesco a fare, non è detto. Intanto già c'ho quella matita. Oh mamma mia, scrive tantissimo. Sì, ha voglia che scrive. Scrive una maniera pazzesca, ragazzi miei. Devo fare un po' di... perché Fallout non ne fa tanto. Intanto mi arrivano un casino di notifiche da miei social, ma vabbè. Da ogni dove. Di internet. Da ogni dove no, però. Questo è quanto. Poi devo aggiornare dalle mie app, TikTok e tanti altri. Non so manco se si può dire, ma vabbè, ormai l'ho detto. Che c'è un po' una controversia. Oddio, cosa ho preso da qui? Ah, sì. Ho preso il colore più chiaro, quindi mi dà un colore più chiaro insieme a quello più scuro. Ehi, mamma mia. Un pataccone sta venendo, vabbè, stiamo solo provando al momento, se così si può dire, ma vabbè, che pataccone che ne sta venendo fuori. Ora provo a sfumare o col dito per non portarmelo tutto in giro e poi un pochettino anche dall'altra parte. Insomma, vabbè. Cos'altro prendo di qua? Il viola o il verde? Perché vedete qua? No, vabbè, vi ho detto che faccio il video, vediamo. Un altro spezzettone di video. Ok.
calore che ne stanno facendo fuori. Uè. Sto usando il viola adesso, non so cosa si vedrà, ma sto usando il viola. Ci sarà qualche criticona o criticone, ma me ne può fregare di meno. Io mi trucco non per gli altri, ma più che altro per me stessa. Poi se volete dirmi cosa, fate pure, ma a me non me ne può fregare di meno. Molto sinceramente. Comunque questi trucchi, sì. Come no, certo che sì. Questi ombretti scrivono da morire. Oddio, mi stavo un po' cadendo. Mi stava per cadere il mio benedetto pennello. Sì, c'è poco da dire e da fare. Ah, vabbè, tanto poi vado a struccarmi perché mi metterò anche le goccine per gli occhi. E andiamo a capire un po' bene cosa voglio fare. Dai, non è. Mi si sta salendo troppo su. Non è male un acciderbole, però vabbè. Non ho mai il piastrocchio, l'ho fatto. Pastrocchio, l'ho fatto e. No comment. Mascara, non so dove l'ho messo. Un attimo solo, torno subito. Non so se stoppare, si stoppo perché sennò viene. Allora, faccio eccomi qui. Dunque, eccomi qua. Faccio un occhio con voi e l'altro, ovviamente, off camera. Se no viene un video troppo lungo. Se vedete, guardo qua perché c'è lo specchio. Non so se ve l'ho detto prima. Se ve l'ho accennato, ve lo accenno adesso. Anche il mascara non è male per niente. Mi piace da matti. E quindi wow, top, fenomenale. Ho detto che facevo uno e uno deve essere. Cosa sto facendo? Ok. Aspettate un secondo. Io non vedo una mazza da qui. Sì, un po' spete. Insomma, cioè, se volete questa codina è perché quella è un mezzo, se si può così dire, eyeliner, matitina messa a forma di ala di gabbiano, ma non è nulla di che, comunque non la chiamerei eyeliner, perché io l'eyeliner lo so fare poco e male, ma vabbè. Un giorno vi farò vedere come faccio l'eyeliner, questi giorni vi farò vedere come faccio l'eyeliner, un tutorial. Nulla di che, però voglio provarci a farvelo vedere. Questa cosa rossa non so cosa sia. Ah, come mi sono toccata. Vabbè, no comment. Allora, adesso chiudo e vado a mettere di qua il mio mascara. A dopo. Eccomi qua. Allora, ragazze, ho cercato un pochettino di truccarmi, non tutta la faccia, mettermi almeno un po' di fondotinta e correttore. No, più che altro ho messo solo correttore e basta, ammetto, non voglio barare e dire balle che non sono, e che sono soprattutto, scusate. Ho messo come. Oh, stava cadendo tutto, cosa mi è caduto? Non lo so. Cos'è che mi è caduto? Non lo so. Non ne ho idea di cosa mi sia caduto. Aspettate un secondo, torno subito. Allora, rieccomi qua, dunque, a ridaglie. Dunque, mi era caduta la spugnetta, questa qua, perché io con questo ho picchiettato sia il correttore della L'Oreal. Ho messo fuori camera, prima con voi e poi dopo con voi. Prima con voi e poi dopo da sola. Ho messo il mascara nelle parti delle ciglia, ovvero sulle ciglia superiori, ma inferiori no. Poi, off camera, ho ritoccato questa parte qui e anche. Come dire, questa parte qua del correttore e il mascara, sì, insomma, ho fatto tutto quasi off camera, correttore compreso, ho messo qua nella parte perché così era inguardabile com'era. Aspetta un secondo, ok, niente. E ho messo un po' di blush da questa parte qui, questo blush che ovviamente non mi andava di mettere a terra, sono messo il blush e ciao ne proprio, vabbè, comunque potevo mettere a terra, non l'ho messa. Pazienza, da Maxi Blush
della Rimmel, che è molto buono, è 003 Wild Card. Sì, ma tonalità chiara, credo che sia la sentenza della Clio, se non sbaglio. Può essere? Non vuol dire una fregnaccia, non vorrei dire una fregnaccia, ma mi pare che sia così. Ho sentito dire da Clio, sì, che wild vuol dire bianco o chiara, carnagione chiara. Comunque, questa Wild Card, molto bella, colorata, ha una colorazione pazzesca e mi fa impazzire perché è troppo bella. E wow, top, fenomenale. C'è anche il bucozzo perché sta potete mirare, vuol dire che mi sta piacendo. Insieme a questa spugnetta ci ho applicato questo correttore, poi appunto il blush e vabbè, come rosetto vado a mettere altro, ma lo metterò penso fuori camera perché sta facendo già troppo tardi, ovvero non troppo tardi per me, ma per voi mi sta venendo il sonnozzo, non so perché, vabbè, niente. Allora, questa palette cosa fa? Scrive benissimo, ha una bellissima pigmentazione e ve la consiglio perché è veramente molto 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 bella. E, è stato un regalo, non dico apprezzato, ma sì, bensì apprezzatissimo, piace davvero tanto. Credo che la utilizzerò anche durante altri tutorial che farò qua su YouTube perché mi è piaciuta davvero tanto. Quindi non vedo perché si vede due luci di qua, perché una è la luce dello specchio e l'altra della ring light. Comunque, questa palette ve la consiglio perché ha veramente tanti bei colori. Se non siete abituati a chissà che colori, questi sono i colori che fanno per voi. Se siete delle ragazzine alle prime armi, questi vanno bene. Altrimenti ci sono altri tipi di come dire, di non viene in mente, di colori, di pigmentazione. Questi qua vanno benissimo per voi, secondo me. Vedete che belli che sono? Sì, aspettate che ve li metto così, onde evitare di fare casini. Ok. Ops, mi stava cadendo tutto. Complimenti, Melanie. Questi sono i colori. Uno è un blush, l'altro è una terra. E invece gli altri che ho utilizzato, anzi, solo due, ne ho utilizzato poi un altro blu, cos'è? No, viola, pardon, viola. Il viola era molto bello e anzi è molto bello, e infatti ce l'ho su, non so se si percepisce, ma è bello su sopra come si può dire, la piega dell'occhio, tra la piega dell'occhio e la palpebra fissa. Quella mobile c'è quello scuro e la fissa c'ho il viola, molto bello, colori fantastici, fenomenali, fenomenali. Che dire, sono belli ragazzi, c'è poco da dire, sono belli e se vi interessano quelli qua. Ora non vi voglio invogliare a prenderla, però se ce l'avete in casa, se ve l'hanno regalata, usatela perché è veramente una palette valida, veramente molto bella. Poi questi sono i blush, questo invece vi ho detto già che è la terra. Niente, questa cos'è, che colorazione è? 001? Non lo so, comunque. No, vabbè, poco importa, a me piace come palette, ve la straconsiglio. Come rossetto, vabbè, adesso intanto vi devo struccare, quindi che senso ha mettermi il rossetto? Però niente, adesso io qua chiudo, vi saluto, vi faccio vedere prima di tutto il trucco prima di salutarvi. E spero che vi sia piaciuto. Quindi niente ragazzi, questo era tutto. Noi ci si vede appunto dopo un altro video. Non so se lo faccio oggi stesso o domani. Quindi restate sintonizzate e sintonizzati. E ci vediamo domani o dopo questo video appunto. Non vi chiedo né di mettere like, se volete mettetelo, se non fate un po' come vi pare a voi. E ci vediamo appunto dopo. Ciao ragazze, a presto. Ciao, un bacio.